colpa è delle donne se diventano... Ma quali donne? La colpa è tutta della civiltà industriale. A noi sembra che la società neocapitalistica esalti il sesso, ma è tutto un inganno, tutto un inganno. Infatti per vendere un dentifricio, un trattore, una macchina calcolatrice, un detersivo, che cosa fanno? Si schiaffano davanti sempre, esclusivamente, il simbolo sessuale. Un paio di tette, una coscia, una... Ma lascialo parlare. La classe dirigente, in sostanza, non vuole l'amore verace. No, non devo dire che provo a guardarne sopra. Dicevo, la classe dirigente non vuole assolutamente una vita sessuale interamente vissuta, ma soltanto lo stimolo continuo del simbolo sessuale. Tu dici in conclusione, la classe dirigente desidererà in amplesso solamente per arrivare a... Non desidererai perché è bello in se stesso. Una volta l'artigiano amava il suo strumento di lavoro, no? Oggi invece il tornio e la macchina da scrivere non sono beni in se stessi, ma soltanto mezzi e strumenti per arrivare al denaro. Così come prostituirsi non è più bello perché è pagano, perché è dionisiaco, ma soltanto perché mezzo e strumento per procurarsi denaro. Ecco la ragione per cui il metallurgico odia il tornio, io odio la macchina da scrivere e la prostituta odia il tornio. E voi vi rassegnereste se anche le vostre donne arrivassero ad odiarlo? La riduzione di fine a mezzo integra, disintegra, spersonalizza, automatizza. E così poi dopo che cosa abbiamo? La donna robot. La prostituta che specializzandosi si riduce a macchina e diventa la cortigiana, la mondana, la battona, la ganta, la mignotta, la zoccola, la druda, la ragazza squillo, la passeggiatrice. E giù giù fino ad arrivare alla barbona, alla busona, alla spolverona, alla merdaiola. Hai ragione, è da tutto questo che viene fuori la noia, l'incapacità di comunicare. Eppure sarebbe talmente semplice. La noia, l'incomunicabilità, eccetera, finirebbero se si ristabilisse di colpo in tutto il mondo la natura veridica, originaria, autentica dell'atto sessuale. Ma gli eccessi potrebbero rovinare la civiltà. Sarebbe l'insorgere di beni artificiali. Oui, ma nessuno sentirebbe più la necessità di comprare frigoriferi, automobili, pellicce. Le droghe. Per questo la classe dirigente è contraria. Se l'uomo si distrae con l'amore, diminuisce i consumi, no? Ma certo, unico grande bisogno sarebbe quello di scoprire le 165 possibilità di incastro. Ma naturale, unirsi sui letti, nei prati di periferia, negli armadi, alla finestra vedendo magari qualcuno che passa per la strada, nella pineta di Tirrenia. Su di un moscone al largo della costa adriatica, nello scompartimento di seconda classe sul treno della linea di Sarzana, in un cinema, dietro le tende delle uscite di sicurezza, negli ascensori, nei capanni della spiaggia di Rimini, nei palchetti della Scala, recubando magari sulla pelliccia pagata dal bubù. E infine fra le rovine della cittadella di Pisa, oppure sulle scale, magari con un piede sotto e uno sopra, quando si tratti di una zoppa, perché nemmeno lei, nessuno dovrebbe essere escluso dai festeggiamenti. Viva l'amore!